pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Scherzavamo, amici! Arra! Pane, marmellata, gioia ritrovata. Allora, è il momento di Sabrina, finalmente. Ha aspettato una mezz'oretta. Tutto a posto? Sei carica? Sei pronta? Sì, carichissima. Allora, come abbiamo detto, Sabrina è l'ideatrice, la curatrice di una rubrica molto molto apprezzata sul sito preferito, che è quella di Animali Fantastici e Dove Trovarli. Come ti è venuto in mente di creare una rubrica del genere? Allora, diciamo che sono sempre stata appassionata di fantasy, poi la mia generazione sicuramente non è potuta passare indenne da Harry Potter, tutta la saga, poi c'è stato Il Signore degli Anelli, adesso Game of Thrones, e quando poi è incominciato... Che tu non segui, tra l'altro. Che io non seguo. Diciamola, sta persona. Cosa brutta. Non è l'unica, indovina un po'. No. Neanche allora... tu? No, Madonna, che brutte Ma persone che siete, seguo... che brutte. Che brutte non la persone. Seguo per mia volontà, non ho avuto il tempo. Poi prometto recupero, proprio, no, lo dico qui in diretta. Recupero. Cioè, qui ci stanno persone che fanno le nottate per vedere le puntate in diretta con l'America e loro non seguono. Ma ti rendi conto, la mia? Io faccio le nottate a scrivere gli articoli. Ecco. Ah, bella scusa. bella scusa. Va bene, comunque è tutta colpa della Rowling, come sempre. Certo. E perché poi è uscito Animali Fantastici Dove Trovarli e ho visto che ha riscosso un grande successo e... Va bene, ok, sicuramente sono frutto della fantasia della Rowling, ma neanche tanto, perché poi anche nella saga di Harry Potter, se uno va a vedere le varie creature, c'è sempre un fondo nella mitologia di vari popoli, quindi tra quella celtica, quella del Mediterraneo, e quindi, visto il successo riscosso, ho pensato, ma magari alla gente veramente interessa saperne di più di queste creature che semplicemente la comparsa all'interno della storia, e quindi ho pensato di scrivere, poi diciamo che fonti già ne avevo perché essendone stata sempre appassionata e poi essendo laureata in storia dell'arte, a parte la religione, anzi molto anche nella religione, comunque tanti soggetti sono presenti anche nella mitologia e quindi per forza di cose li ho dovuti studiare e comunque già essendone appassionata prima è stato semplice il passo. Senti, tu hai iniziato parlando di fate. Sì. Vabbè, diciamo che sono tra le più classiche figure proprio del fantasy, perché avrei potuto anche incominciare con le streghe perché sono l'alter ego abbastanza famoso, esatto, però ho voluto incominciare con le fantasy perché sono quasi sinonimo di fantasy, le fate, e poi comunque come ho spiegato anche nel mio articolo non sono necessariamente così buone, quindi in un certo senso è comunque proprio un'introduzione a tutto il piccolo popolo, soprattutto della creatura diciamo del mondo celtico, però insomma diciamo è un buon inizio per poi presentare tutte le altre, che sarebbero diciamo tutti quanti gli animali fantastici. Allora poi io comunque ho colto al balzo Animali Fantastici Dove Trovarli, ripreso dalla Rowling, però poi se si va a guardare la mia rubrica, ovviamente le fate non si possono definire degli animali, quindi tratto diciamo un bestiario molto vasto che comprende tutte le creature fantastiche delle leggende, dei miti, delle mitologie dei vari popoli, e poi stavo incominciando ad introdurre anche degli oggetti fantastici, sì, senza cui il fantasy diciamo non sarebbe il fantasy, perché che cos'è il mago senza la bacchetta, la fata senza la bacchetta, oppure la strega senza, non lo so, uno scrigno, la mela, tutti quegli oggetti. A uno specchio. Sì, uno specchio, oppure una chiave, per esempio in Harry Potter. Diciamo, tutti quegli oggetti che comunque fanno da corredo indispensabile perché una storia fantasy sia fantasy. Quindi, senti, qual è la creatura che più ti affascina?
che hai già descritto o che descriverai allora, no, in futuro? No, l'ho già descritta, ne ho anche parlato lungamente in un altro articolo ed è la sirena. La sirena credo che sia la creatura che mi ha affascinato di più. Doppio articolo tra l'altro sulla sirena, perché ha fatto sia l'approfondimento sulla sirena sia l'articolo su Villa Gregoriana e la leggenda dell'inizio. Da dove è nata la sirenetta? Villa bellissima tra l'altro. Sì, meravigliosa, io ci vado appena posso. Anche perché a due passi da Roma, quindi... È molto suggestiva, dalle foto che hai fatto veramente... Molti lettori ci hanno scritto dicendo che sarebbero sicuramente andati perché affascinati dal poi, tuo racconto. Fate quello che dico, non fate quello che faccio, perché andate a Villa Gregoriana, io ho scavalcato la balaustra e mi sono inerpicata, non in quella delle sirene di Grotta, ma in quella di Nettuno, che è molto più praticabile. Però appunto è anche perché, diciamo, per vivere di più l'emozione che si prova seguendo le parole di Andersen, perché lui, intelligentissimo, sì, è andato, ha detto sì è bellissima la villa, sono andato a vederla, e poi, visto che alcuni dicevano che era molto suggestiva in notturna, è andato con le fiaccole, è andato alla grotta di Nettuno con le fiaccole, poi hanno detto però così, cioè la luce non è, diciamo, proprio l'ideale, che facciamo? Spegniamo le fiaccole. Quindi si sono arrampicati, sono arrivati sul cupuzzole della grotta, hanno spento le fiaccole, che poi ovviamente non si accendevano più, ovviamente, e quindi sono rimasti lì, parole di Andersen, io credevo di morire quel giorno, siamo stati lì, perché poi ovviamente non capivano più dove erano, dove iniziava il burrone, e quindi stavano lì raggomitolati, e poi anche d'estate l'escursione termica è notevole, e quindi poi di notte stavano più o meno gelando, poi fortunatamente le fiaccole si sono asciugate e sono vivi e ci hanno restituito la sirena. Un brano e poi torniamo a parlare con Sabrina. Allora Sabrina, sul sito preferito c'è un pugno di articoli che va dalle fate agli specchi, sirene, streghe, la Banshee, che va molto fuori dall'Italia, e gli elfi, ovviamente non potevano mancare gli elfi. Certo. Quanto conta Legolas? Legolas è un elfo a parte, lui. Ecco appunto. Chissà perché quando parli di elfi, non so perché le ragazze hanno sempre in mente Legolas. Cioè... Strano, chissà. Ma no, guarda, perché il nano poverino che faceva. No, vabbè. No, li tratterai anche i nani? Sì, ovviamente. Ah, ovviamente, ok. Un pochino alla volta faccio tutto. Senti, niente discriminazioni. No, assolutamente. Nani e elfi. Senti, quali saranno i prossimi animali fantastici? Allora, i prossimi sono sicuramente la kitsune del folklore nipponico, ma comunque sia, pare, poi anticipazione spoiler, sì, che addirittura risalga alle favole di Esopo. Ah. Passate attraverso l'Asia e arrivate fino in Giappone, e quindi alla fine la figura della volpe si è evoluta, ogni popolo, diciamo, durante il suo viaggio gli ha conferito una caratteristica particolare, soprattutto appunto in via Cina Corea, e poi arrivata in Giappone con delle caratteristiche questo personaggio, questa creatura definita. E poi poi se vogliono consigliarmi anche loro delle creature fantastiche, perché allora ci sono quelle classiche proprio del Pantheon, che alla fine è molto più celtico, e quindi abbiamo la Folletti, troll giganti, è un pochino più, diciamo, mondiale questa figura, e gli gnomi, e però poi vorrei trattare anche, diciamo, creature che fanno parte appunto del folklore di altri popoli. Per esempio vorrei vedere, dopo la Banshee, anche la Llorona, perché comunque si è definita anche la donna che piange, e quindi questo, diciamo, pianto, questo lamento che è sempre foriero di morte, e che come si la Banshee. Esatto, quindi ci sono questi collegamenti, che poi sicuramente non c'è stato una trasmissione, è come per le piramidi, non è che i Maya e gli Egizi si erano sentiti per farle. Certo. Non però... si sa mai, però va bene. sì, ma tu che fai? Io faccio una piramide. La faccio anch'io. E niente, quindi vorrei incominciare a vedere, poi per esempio andando più a nord abbiamo la sorella, diciamo, della sirena, che è la Silky, che magari che già ne parli brevemente nell'articolo. Sì, sbaglio. Però molto molto brevemente, mentre invece penso che dovrebbe, diciamo, avere un pochino più di spazio. Sicuramente ci sono molte caratteristiche in comune, però per par condicio mi sembra giusto fare anche lei.
Senti, i tuoi articoli sono molto molto approfonditi, devo dire, tra citazioni di testi e comunque scavi parecchio a fondo della mitologia e nelle leggende. Quanto tempo impieghi a scrivere un articolo del genere? Un bel po', perché... E quante ricerche fai? Tante, sia cartaceo, ovviamente il mio amato cartaceo che non abbandono mai, ecco. E però ovviamente anche... Gli appassionati su... degli ebook reader... No, ma allora... Non mi dire l'odore della carta! Sì, l'odore dei libri, mi faccio una sniffata. Ecco, appunto. Le strisce di pagine. E, no, allora, poi ovviamente non è che posso prescindere da un mezzo, diciamo, di sapienza come quello di internet che mi fornisce, a parte Preta Mortè, ma comunque sia un sapere, una conoscenza molto più vasta, in contemporanea, in sincrono con molte parti del mondo, e quindi è fondamentale. E poi ovviamente mi dà una mano anche tutto il mio patrimonio di conoscenza dal punto di vista della storia dell'arte. Poi mi piace molto leggere, sono appassionata di mitologia e miti di vari popoli, e quindi la religione, ma anche la Bibbia mi ispira tantissimo, perché comunque sia, ricordiamoci che di giganti, di creature particolari ne parla tantissimo la Bibbia. Non bisogna necessariamente arrivare all'Apocalisse, anche nella Genesi. Uh-huh. Per esempio troviamo, per quanto riguarda gli angeli ribelli, gli angeli, diciamo, quelli rimasti fedeli, all'inizio parla di questi angeli che scendono sulla terra, si accoppiano con le figlie degli uomini, e da questi nasceranno i giganti, che, se andiamo a vedere le caratteristiche, assomigliano molto ai semidei che troviamo per esempio nell'età, diciamo, strutturate di Esiodo, delle opere giorni, della Teogonia soprattutto. Sempre interessante parlare con te comunque. Beh, durerà ancora molto, spero, questa rubrica. Sì, anche perché io non ho mai tempo, quindi durerà tipo tela di Penelope. Vabbè, un articolo al mese già è abbastanza, anche perché gli articoli sono belli densi, quindi insomma ci vuole tempo per sì, leggerli. Sì, sono piccoli tutti. Saggi. Brano adesso. Questo brano, tra l'altro, l'ha scelto proprio la nostra Sabrina, Max Gazzè. Ce lo racconti dopo. La leggenda di Cristalda e Pizzomunno. Io ignorantemente non la conoscevo. Qua tutti dicono che è famosissima. Me la racconti un attimo sta leggenda, Sabrina? Io non la conosco. Allora, appunto, come dice la canzone, parla di questi due innamorati, Cristalda e Pizzomunno. Lui un pescatore e lei una donna del villaggio, ovviamente di pescatori, che si innamorano, diciamo, per una specie di diritto, le sirene che l'hanno visto per prima e si sono innamorate di lui, non accettano il fatto che lui si è innamorato di un'altra, e quindi non accettano un no come risposta. E decidono, per la loro natura, diciamo, un po' vendicativa, appartenente sempre alle caratteristiche del piccolo popolo, di rapire l'oggetto del desiderio di lui, trascinarla in fondo al mare, e quindi dice: se non possiamo averlo noi, non ce l'ha nessuno. Bene, quindi anche le creature fantastiche sono soggette a gelosia. Molto, molto, loro Ottimo. Sono molto permalosi, e bisogna stare attenti. In tutti i miei articoli ho detto che non bisogna per nessun motivo farli arrabbiare, perché altrimenti la vendetta sarà tremenda, come dice Muscio. Quindi, e lui appunto vede, senza poter fare nulla, il suo amore che viene trascinato nel mare, e lì lui rimane di sasso, di pietra, e questa caratteristica la troviamo in molti miti, tra cui anche quello dei figli morti della donna che osò sfidare la Latona, che vennero uccisi. La donna pianse così tante lacrime e provò così tanto dolore che diventò pietra da cui sgorgarono le lacrime, e lui appunto diventa di pietra, e appunto lì ancora si trova, ed è una roccia che si erge davanti al mare. Si dice che aspetti ancora il suo amore, che però potrebbe tornare una notte d'estate, e così i due amanti si potrebbero ricongiungere. Wow. Una cosa alla Lady Hawk. Quello, ti stavo dicendo quello. Senti, dove ti possono trovare gli ascoltatori? Allora, mi possono trovare sul mio profilo Instagram, Pentesilea127. Pentesilea come la regina delle Amazzoni. 127
è lungo da spiegare, magari in un altro giorno, in un'altra trasmissione, un'altra volta. Ma tornerai sicuramente. Lo spero. Ok, perfetto. Sabrina, siamo arrivati veramente agli sgoccioli di questa trasmissione. Ti ringrazio tanto per essere stata qui con noi. Grazie a voi. Grazie. Ciao, ci vediamo presto noi. A prestissimo. Ciao a tutti. Ciao Riccardo. Ciao a tutti. E ovviamente ciao anche a Lavinia, che è stata la nostra prima regista donna. Noi ci vediamo martedì prossimo dall'1 alle 2, preferito radio show sempre su Radio Caos Italy.